racconti qualcosa di com'è stata la clandestinità, come sei entrato in clandestinità, perché? Sì, vuol dire. Tanto, sono quanto ti Sono qua per questo. registriamo. Dovrei prendermi la bottiglia Non di vino. nasconderti, No, no, giustamente. beh, molto semplicemente, non me l'aspettavo assolutamente. Un provocatore che si era presentato come fuggito dal carcere, si è rivolto a dei compagni ingenui che l'hanno portato a incontrarmi, perché lui diceva: ah, voglio fare politica, la lotta armata, bla 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 bla. Io l'ho incontrato in un bar e 5 minuti dopo l'ho liquidato perché appunto dico: non è a me che devi chiedere dove sono le armi, cioè figurati. Che ce le abbia o no, e certo non è a uno così che glielo vado a dire. Ricordo che sei stato presentato col tuo nome. E sono stato presentato col mio nome. I ragazzi erano veramente un po' troppo ingenui. Questo qui si è fatto arrestare 15 giorni dopo, un mese dopo. Ha fatto una rissa, è stato arrestato. Ha accusato due avvocati di avergli facilitato la latitanza. Era un'operazione contro il Soccorso Rosso. E questi due sono stati arrestati. E un medico, io. E ho scoperto soltanto scrivendo questo libro, cioè io sapevo che ero stato accusato di aver favorito, eccetera, per quello che sono andato in latitanza, perché io non dormivo a casa quella notte, puro culo, pura fortuna. Non dormivo a casa quella notte, sono venuti a casa nostra, pistoli in pugno e così via, e io non c'ero. Quindi sono scappato e ho incominciato la mia latitanza. Inciso. Scrivendo il libro ho cercato di documentarmi sugli archivi, ho cercato Pancino Brigate Rosse. Sinceramente non ho mai avuto un rapporto diretto con le Brigate Rosse e in più io ero al contrario. Boh, questo non, in ogni caso sono andato Pancino Brigate Rosse e trovo sugli archivi del Senato, hanno tutto, gli archivi del Senato hanno tutto. Dichiarazione di Picariello, Picariello era il provocatore. Il Pancino, il dottor Pancino, mi ricordo. Mi ha promesso una carta d'identità di un lotto buonissimo perché era quello che era stato dato a Prospero Gallinari e mi ha detto che se volevo entrare nella lotta armata mi avrebbe messo in contatto con i capi delle Brigate Rosse. Io da quella dichiarazione assolutamente inventata, ma proprio l'ho scoperto 2 anni fa cercando documentazioni sono sul venuti a tema. sapere le cose. E ho capito perché quando ho chiesto la naturalizzazione in Francia, io ho esposto la mia situazione, ero già un ricercatore conosciuto e così via. Il pubblico ministero ha detto: noi riconosciamo i meriti scientifici del dottor Pancino, eccetera, ma non possiamo rilasciargli la naturalizzazione per i suoi pregressi rapporti con le Brigate Rosse. Era l'unica cosa, capisci? Quindi io sono andato in clandestinità così, di colpo, sono riuscito a scappare rapidamente. Poi però, e la tua domanda in realtà è non come sei entrato, ma cosa hai fatto non, Anche con, non come azioni, cosa hai fatto, come hai fatto a vivere la clandestinità, bravo, questa è la come tua domanda. uomo. La clandestinità vera l'ho fatta in Italia, perché io ho continuato a fare politica. La clandestinità non ha voluto dire la fuga dall'Italia oppure la chiusura con la politica. Ho continuato a fare politica. Sono venuto a Torino, è quello che ho detto, visto che a Milano ero un po' troppo conosciuto. A Torino ho integrato l'autonomia torinese, evidentemente non a livello pubblico, avevo dei miei referenti, Certo. eccetera. Partecipavo quindi al dibattito per via interposta e così via. Non ho mai, assolutamente, mai lasciato l'azione politica diretta, anche durante la clandestinità, che è durata 2 anni e mezzo. Poi sono Tutti a tornato in Torino, Italia. nel No, senso. No. poi evidentemente il clandestino vive in una situazione diversa dagli altri, quindi Certo. cioè, in più il clandestino necessariamente tutta la parte, diciamo, una certa parte di lavoro dell'organizzazione è delegato al clandestino, visto che il clandestino non c'è un cazzo da fare se non, se non lavorare per l'organizzazione. Invece, come lo spiego nel libro, cosa mi ha salvato da diventare un vero clandestino, cioè uno che ci crede e che fa tutta la sua vita là. Il fatto che, uno, la mia preparazione politica, cioè un bagaglio politico che era contrario alla clandestinità.
Due, il fatto che avevo una relazione con una donna con cui siamo riusciti a organizzare una vita evidentemente molto frammentata, cioè avevamo preso una casa in cui ci si incontrava, e c'era un bambino, insomma questa cosa qua evidentemente ti permette di essere sempre collegato alla vita, anche quella proprio reale, naturale, reale, cioè, insomma, i rapporti affettivi, ecco. Quindi insomma me ne sono tirato fuori bene. C'era un punto che non è mai stato toccato, perché evidentemente si parla molto degli anni 70 eccetera, ma è molto importante per voi, che per voi giovani eccetera, tutto il discorso secondo me sulla conoscenza. C'è un percorso che secondo me è importantissimo per un giovane, quello di accumulare, si può accumulare conoscenza anche continuando a essere antagonisti, ad avere un pensiero critico sulla società. Non è alternativo salvo in periodi rivoluzionari, salvo in periodi in cui ti butti tutto nella cosa. Nei periodi in cui viviamo oggi, fate per favore le vostre inchieste, le vostre ricerche, cercate di metterci l'entusiasmo necessario per sviluppare la vostra coscienza, oltre a lato della vostra attività o politica o antagonista e così via. È fondamentale a mio parere. Quando è che ti sei sentito fragile? Come hai superato la fragilità, l'insicurezza che hai trovato? Quando? Deciso. In effetti sono piuttosto solida. E c'è stato solo un periodo, e lo racconto nel libro perché fa parte di un'esperienza umana e per me è stata importante, c'è stato un momento solo in cui ho sfiorato la depressione. Quando ero clandestino, quando fuggivo in Messico, eccetera, ho sempre reagito in modo estremamente positivo, cercando sempre di fare qualcosa di diverso, di più, di dare un significato alla mia giornata, alla mia vita. Quindi non ho mai, anche proprio nei momenti più difficili, eccetera, non sono mai stato fragile. Dove sono stato fragile? In Francia, quando la situazione, la vita, la ricostruzione della vita era durissima, difficilissima, e vabbè, e là c'è stato veramente un momento. Dai, un goccia che ha fatto traboccare il vaso mi farà ridere, è che mi sono messo a ristudiare e per fare una specializzazione in statistica. Io l'ho fatto il classico, spero nulla di matematica, quindi ho preso i libri francesi del ginnasio, del liceo, e mi sono messo a studiare le derivate integrali, che non sapevo neanche cos'era, e che invece per la statistica, evidentemente, l'epidemiologia sono fondamentali. E ho sbagliato un esame, cioè è stato il primo esame che sbaglio in vita mia, cazzo. La goccia che ha fatto traboccare un vaso che era molto molto pieno. Credo che abbia recuperato molto rapidamente, perché la mia compagna non è una tenera. Cazzo fai a buttarti giù così, a non far più niente, via. E così sono risolto.